Da giorni ci sono polemiche sul tema dell'immigrazione, il governo sotto tiro, l'opposizione che ha lanciato pesantissime accuse. Lei che cosa replica e che cosa sta mettendo in campo il governo su questa tematica molto complessa? Più che polemiche parliamo di sciacallaggio politico rispetto ai tanti morti che ci sono stati in Calabria sulla spiaggia di Cutro, ma anche quello che è avvenuto qualche giorno fa in Libia è strettamente legato, devo dire, a chi non guarda ad una visione di un tema molto importante che riguarda l'Europa, che non può vedere risolverlo solo dall'Italia, che è cosa che dicevamo sin dai tempi passati quando eravamo all'opposizione, e quindi con la volontà di fare un decreto che possa colpire fino a 30 anni di reclusione a coloro che sulle vite umane fanno lucro, e parliamo di persone che hanno pagato dai 7 ai 9 mila euro per alla fine non trovare il viaggio della speranza, una nuova vita, ma semmai la morte nel nostro Mediterraneo. Ma parliamo anche dei numeri che nel corso dei tanti governi di centrosinistra si sono susseguiti, di oltre 20 mila persone morte nel nostro Mediterraneo. Quindi parto dal presupposto che la volontà è quello di colpire gli scafisti, di creare ovviamente una sinergia burocratica più semplice attraverso un click day che durerà 3 anni, come richiesto dai tanti imprenditori agricoli, da coloro che cercano forza lavoro, ma nello stesso tempo una forza lavoro che possa essere riconosciuta in Italia rispetto alla formazione nel loro Stato. Spesso si parla di integrazione, di accoglienza, ma per molti l'accoglienza e l'integrazione si ferma quando arrivano alla banchina di un porto e al giorno dopo nessuno ci pensa più. Abbiamo un sistema al collasso rispetto a numeri in aumento, numeri che aumentano rispetto anche al clima, alla stagione, alle condizioni meteorologiche, che rispetto anche ai numeri dei servizi segreti preoccupano particolarmente, parlando durante insomma il periodo estivo del probabile arrivo di oltre 600.000 persone. Dobbiamo iniziare quei rapporti bilaterali che già vari ministri, ma la Premier Meloni, ha sempre messo dal primo giorno in campo per evitare le partenze, meno morte, poter aiutare coloro che scappano ovviamente da terre molto difficili, da scenari complicati, a poter vivere una vita serena e dignitosa nella loro patria. Lei ha anche la delega ai beni confiscati alle mafie. Il 21 marzo il capo dello Stato sarà a Casal di Principe per una visita in occasione dell'uccisione di Don Peppe Diana. L'Agro Aversano, il casertano, ha un sacco di beni confiscati. Sul piano nazionale com'è la situazione, e soprattutto il riutilizzo sociale sta avvenendo o ci sono problemi? Beh, devo dire, insomma, è una delega importante, una delega che da pochi mesi ho preso e che certamente sta vedendo tutta l'attenzione da parte del governo, ma nello stesso tempo di ridare ai cittadini ciò che è stato tolto dalla criminalità organizzata, e quindi anche il modo migliore per combattere la criminalità a tutti gli effetti. C'è una zona come quella del Casertano che vede anche in quella terra, in quella regione, delle realtà come Agrorinascita molto importante, che ha visto il consorzio di più comuni, che ha visto un modello secondo me da esportare, e nello stesso tempo ovviamente guardiamo a tutto ciò che possiamo mettere in campo da qui a breve anche in termini normativi, perché voglio ricordare che dal primo sequestro alle 2 confische spesso passano oltre 20 anni per poter assegnare i beni. Stiamo supportando i comuni, abbiamo iniziato a interagire con le regioni attraverso dei fondi che potranno essere o in affiancamento ai comuni che hanno beni confiscati o direttamente essere utilizzati attraverso l'agenzia, per esempio, per postazioni di forze dell'ordine, di forze di polizia, di caserme, di alloggi. Stiamo guardando anche all'aspetto alloggiativo, dove molte volte chi è in lista d'attesa non riesce a trovare un'abitazione popolare. Nello stesso tempo un tema molto importante è quello delle aziende. Non sono i numeri che le grandi televisioni spesso prospettano, parliamo però di un 5% di aziende che andrebbero salvate, che non sono scatole vuote come tante altre, che invece sono servite per fatturazioni gonfiate o per altri meccanismi che hanno solo l'apertura presso le camere di commercio. Stiamo lavorando, lo stiamo facendo, anche avendo per la prima volta assegnato direttamente 260 beni al sociale in forma singola o associata, come prevedeva del resto la normativa antimafia del 2017. A questo abbiamo dato anche un contributo, avendo deciso e visto la congruità della sostenibilità del progetto nella durata a lungo termine. Continueremo così, lo faremo senza se e senza ma. Per altri beni dovremo pensare dove ovviamente lo Stato in qualche modo di conservazione
ormai non è più quello consentito per poterlo riutilizzare all'abbattimento. Aggiungo un'altra cosa però che è un segnale molto forte che questo governo a guida Meloni vuole dare, cioè la criminalità non può pensare di farla franca e soprattutto dobbiamo anche creare delle white list che riguardano le associazioni del sociale, perché molto tempo si perde per fare gli approfonditi, ovviamente le approfondite ricerche per capire che il bene viene consegnato e quindi che non è uscito dalla porta per rientrare dalla finestra.